innanzitutto portiamo i prodotti di eccellenza del nostro territorio e quando la qualità parla non, chiaramente si fa strada da solo. Poi ci sono i docenti, gli studenti dell'Anselchis, del mio istituto, e devo dire che non sono per competenza e non sono secondi a nessuno. È un bel successo perché è stato un successo di quello che sarà un successo, per adesso lo è stato perché siamo riusciti a mettere insieme energie di comuni diversi, di innanzitutto il comune di Castelnuovo che è il primo e che ci ha fatto da apripista nei confronti anche degli altri che hanno risposto, del parco, della comunità del parco. E poi c'è stato un coinvolgimento di quelli che sono i produttori di queste nostre eccellenze e quindi questo per noi è, vuol dire, al di là di tutto questo è un successo perché vuol dire che riconoscono la buona fede di una scuola che lavora e fa vuol dire anche fisicamente uno sforzo perché non Venezia per i tempi che ci siamo dati sono veramente migliaia di chilometri concentrati in 2 giorni. Credo che il territorio si sia speso, abbia creduto nella validità di un progetto e ha offerto cosa che voglio dire ci contraddistingue il Cilento, il Sud ha questo di positivo, cioè quello di riuscire a mettere in campo tante energie quando poi riconosce la buona fede di un lavoro, riconosce l'impegno, riconosce la finalità che c'è dietro uno sforzo. Ecco, siete appena arrivati a Venezia, giusto? Qual è il primo appuntamento che vi aspetta? Adesso siamo alla sede della Team International, proprio vicino di fronte a Pronte Rialto. E all'interno di questa struttura bellissima, chiaramente antica come il centro storico di Venezia, c'è un atrio particolare, un mo' di chiostro, e lì allestiremo il nostro buffet questa sera a partire dalle ore 19. Quindi però tutto questo sarà documentato chiaramente per noi, per voi, per il piacere insomma, di chi ci è stato dietro e di chi è rimasto a casa. E poi domani invece a Lido saremo presenti al momento della premiazione per essere compartecipi di questo momento.